Ragazzi, ci troviamo a Mariglia Golf, bellissima zona turistica sempre nel sud dell'isola e siamo come sempre con Gennaro Salemme, Ragazzi, poi abbiamo anche Francesco e poi ragazzi ci sono io. Qua veramente fa caldo, anche se è ventilato, ma fa caldo. Zona sempre a sud dell'isola, vicino al Medano e vicino all'aeroporto. Come potete vedere, qui praticamente si pratica molto il golf. Tenerife è molto importante per i suoi bellissimi campi da golf, ha campi con varie numerazioni diverse di buche. Qua stanno facendo un allenamento, che ci troviamo alla scuola di golf. Vedete? Sinceramente ho sempre desiderato avere una macchinetta così e guidarla. Sempre stata molto bellina, guardate com'è bella. Molto molto carina, è simpatica. Praticamente questo è un campo da principianti. Guardate che belli questi campi, ragazzi. Campi da golf. Amariglia Golf. Questa è un'altra parte sempre del campo, è un campo diverso da quello che vi ho fatto vedere prima. Come potete vedere, stanno praticando appunto il golf. Seguiamo ragazzi ancora in mezzo ai campi da golf, come potete vedere abbiamo uno alla mia destra e abbiamo uno di qua, quindi siamo proprio in mezzo al centro campi da golf. Saranno dei percorsi diversi. Io non ne capisco tanto per quanto riguarda i campi da golf, però sono belli da vedere queste distese d'erba così, è bellissimo. E qui, questa è una zona, come il Medano per esempio, sono zone molto ventilate, sono zone, anche se Tenerife non è tra le isole più ventilate dell'arcipelago, ma queste sono le zone dove ci sono più raffiche di vento. Attenzione, no, non è andata bene, non è andata a buon fine. Qua ragazzi ci mostra la buca numero 6, quindi c'è tutta la piantina del campo da golf, diciamo di questo percorso. La zona è stupenda, è stupenda. Guardate quelle case lì proprio sul mare. Gennaro che per forza vuole trovare le palline da golf. Per esempio una buca, vedete? Eccola qua. Se qualcuno si è mai chiesto come è fatta una buca, è fatta così. Per chi non ha mai visto una buca. Si è proprio in mezzo a questi bellissimi campi da golf, abbiamo un maneggio di cavalli. Bellissimo, mi è sempre piaciuto ragazzi fare equitazione, non ho mai avuto la possibilità di realizzare questo sogno, però veramente mi ha sempre affascinato. Non si arrende, mi sembra un segucio. Niente, vado a trovare il pallino. Mi fermo da te, che non gli compro le palline da golf. L'ho detto pure io, cioè compriamole a questa persona. Però quello è lo sfizio che le deve trovare, ma No, se perché? l'ha da rubare, non è che deve trovare. Sta andando fuori, Angela c'ha già avuto la prima pallina. Andiamo, va, corri, corri, se la piglio. Ma Ci arresta. come l'ha fatta a vedere? Come l'ha fatta a vedere? Cioè non si vedeva. Le trovate Jenny? Meno male, voglio, sennò Angela, questo. questa è per te. Meno male perché sennò questo non ci faceva tornare a casa nemmeno per stasera alle 9. Eccolo qua, Jenny, stava nel chi che ti ruba la pallina, eh? Sta come nu pazzi? Jenna sta come nu pazzi, Jenna questo ti fa, eh? Ragazzi, noi stiamo lasciando Amarilla Golf. Bello, veramente bello, Mariglia Golf. Bello, bello, bello. Non è bello qua. Questo no, ah, questi sono altri campi, vedi? Ma è molto estesa, Francesco. Jenny, ragazzi, ha visto una pallina, mo la vuole andare a prendere per forza. A mancanza di palline, guardatelo.
Cioè, lui ha visto una pallina mentre stavamo camminando con la macchina. Ragazzi, sta tornando, guardatelo. Jenny, non era una pallina.